Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil 7. Allora, proseguiamo da dove ci siamo lasciati. I nostri obiettivi sono, vabbè, naturalmente trovare gli ingredienti per il siero, ma anche trovare il codice della sala delle feste. Allora, siamo qui nel fienile, sì. Siamo saliti da qui, quindi magari proviamo ad andare dall'altro lato del fienile, cercando magari di non morire male. Non lo so, vediamo. Comunque, per quanto riguarda le nostre attrezzature, vediamo di... Ah no, aspetta, qua siccome ogni tanto ci spara male. Perfetto. Comunque ragazzi, come sempre, io per molte cose utilizzo la pistolina, perché come avrete notato le munizioni non è che siano così tante, quindi non è che stiamo a farambo. Dobbiamo comunque organizzarci per limitare l'utilizzo delle nostre armi. Ma qui ad esempio posso fare una cosa del genere? No, Se sa mai, Vabbè, mi lancio direttamente qua sotto. E poi risalgo naturalmente qui. Perché? Perché avevamo visto che c'era qualcosa da raccattare, quindi... Qua vabbè, li utilizziamo i colpi, perché abbiamo visto che sto bastardo. Ecco, ci prepara delle sorpresine non propriamente il top. Ah, ci serve la batteria. Ok. Questo cavo. Non lo so, io controllo sempre. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Combustibile. Qui ci va la batteria, ok. Però dobbiamo comunque dare un'occhiata un po' a tutto quanto. Va bene, pronti. Vai di batteria. È proprio un figlio di puttana comunque. Signore e signori, ma chi è, bambini? Ecco a voi, fienile di sangue. Aia, chi sta arrivando? Bassi, signori, oh merda. Aspetta, qua andiamo un po' anche ai piedi. Fanculo a te. Poi lo so, dobbiamo andarci anche a riprendere eventualmente alcune armi che... Cazzo. Ricarica. Vabbè, puntiamo la testa, perché anche se la panza ha il suo perché, secondo me. Ok. A posto? Grassone a terra, grassone a terra. No, non è mai stato il mio preferito. Ok. Dove andiamo? Ha detto, non è che mi fidi più di tanto della situazione, quindi teniamo d'occhio. Vabbè, dovrebbe aprirci qua. Là. Niente. Andiamo, va. Quindi quando possiamo, se possiamo, teniamoci le munizioni. Qua ce l'abbiamo caricata al massimo, sì. Eccola. No? Ah, ok. O almeno no per adesso. Qualche rivista utile? Direi di no. Medikit, come siamo messi? In realtà non benissimo. Però...
tu sei il prossimo. 14.08 però, eh. Quindi potrebbe essere la password. Vediamo se c'è. Vai a... Sì, 14.08 comunque. Ce lo ricordiamo? Ricordatevi anche voi. Ok. Ah, abbiamo rifatto tutto il giro. Bene così. Qualche salvataggio da qualche parte? No, eh. Oddio, dovremmo andare qui a rifarci tutto il giro per salvare. Che bello il sound dei... Classico di Resident Evil. No, Nico, questo è un test, quindi non barare. Quella roba che trasporti, liberatene. Ah. Cazzo, ma di tutto? Posso lasciare tipo... Facciamo... no, no. Non so se posso... Almeno i medikit me li posso portare? Non lo so, eh. C'ho anche il coltello, lo so, però... Quella roba che trasporti, culo. Liberatene. I medikit, vi faccio tenere almeno i medikit, buon uomo. Quella roba che vaffanculo. Trasporti, liberatene. Sto cazzo. Ma è la stessa... Buon divertimento. Buon divertimento sto cazzo. Ma dobbiamo fare la stessa cosa? Non credo, perché comunque... Lì un po' di luce c'era. E soprattutto poi non è che abbia fatto una bella fine il tipo, eh. Quindi io controllo sempre un po' tutto, perché magari c'è qualcosa in più, magari anche no. Posso usare... Perché no? Vabbè, a quanto pare non posso usare... Ah, ok. Allora, cosa ne dici se facciamo un bel gioco? Devi solo accendere la candela e metterla sulla torta. Baciami il culo! Ethan, le parolacce no! Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Ma io posso fare qui a questo punto, mettere direttamente quello che avevamo trovato di là nella videocassetta. Aspetta, qui c'era il feto. E qua non so se era questo. Ok. Magari ci evitiamo... Possiamo evitare qualcosa invece di fare la stronzata. Aspetta, dov'è che era la porta? Vediamo quello che possiamo recuperare. Ok, la... Ah no, aspetta, era... Ok, ok. Tua. No, questa ci serve per aprire qua. E poi mettiamo direttamente l'user. No.
sappiamo già la soluzione, quindi. Questi cazzi. Tanto alla fine è sempre quello dobbiamo mettere. Però ci evitiamo in questo modo di usare il liquido là che avevamo usato con l'altro tipo che si è incendiato. Quindi senza togliere la valvolina là. Quindi abbiamo visto la cassetta giusto in tempo, se no ci attaccavamo a sta ceppa. E allontaniamoci però, il ticchettio lo sento pure qua. Vabbè. Almeno non è esploso il mondo. Figlio di puttana! Saresti dovuto morire! Cazzo! Dai! Damose! Ok. Quello doveva essere per te, dannazione! Sì. Ah, stava qua dietro il bastardo. Zitti, zitti, ci sta la cassa e tutto, quindi. La testa l'abbiamo recuperata, grande è così. Finalmente. Mia. Mia! Mia! È ancora viva. Tu chi sei? Dove siete? Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Bene, bene. Ethan. Ma che cazzo vuoi tu? Sei morto. Evidentemente no. Non è il momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda una sua fischio manca, è fastidioso. Ti consiglio. Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Allora. Cosa c'è qua? Mappare a testa. Riprendiamoci un po' le nostre cose perché... No, sto vedendo anche se ci serve qualcos'altro oltre a quello che usavamo prima. No, quella è rotta. Lanciagranate, giocattolo, braccio. Ci potrebbe servire anche erbetta. Vabbè, al momento metto questi che ci possono essere utili. Medica, coltello e non so se farmi medikit. Magari uno sì, dai. E dai, per il momento diciamo che va bene così. Posto così, salviamo un attimo. Che sedamo. Andiamo. Un po'. Ah no, adesso aspetta, mi ha cambiato l'ordine delle armi. Fanculo. Ci tocca fare un attimo su e giù perché
Vabbè, naturalmente poi la manovella gliela riportiamo, perché a meno che non serve anche là. Che cazzo ne so. Dite che serve? Vabbè, teniamocela, va, se no va sopra e sotto qua. Era per non avere troppi ingombri. Arrivo, mia. Arrivo. Esageriamo. Proviamo. Poi comunque dobbiamo tornare anche nella casetta lì, nella casa principale, eh. Non so se magari troviamo una scorciatoia o meno. Qua è rotto il ponte. Sì, e non possiamo neanche... Possiamo far molto, quindi dai dall'altro lato il coltello. Non è che ha fatto anche qua qualcosa tipo esplosivo? Forse no. Ok, ok. Vabbè, in teoria non è la zona di gioco del di Lucas, quindi. Ha fatto bene a portarci il rotellone. Pensavo non ci servisse più la rotella e... Otto, non è vero. Da, oh! Finiti? No, in realtà no. Proprio no. Però proverei ad andarcene. No? Sì. Cazzo! L'ho capito, ma... Dove la pistola? Magari. Perché ci mettevamo troppo tempo a ricaricare. Ok. Ecco qua, già siamo più tranquilli. Cartucce. Pazza. Posto. Combustibile. Polvere da sparo. Volanti. Ecco, le cartucce incendiarie. Ciò significa che forse ci serve il lanciagranate. Però, però fluido chimico. Munizioni per il lanciagranate con un potente veleno che attacca il sistema nervoso. Potremmo anche fare qualcosa del genere. Però, però al momento facciamo che lascio questo. Ah, munizioni pistola, stiamo alla grande. Sì, munizioni pistola, stiamo molto bene. Proviamo a rimanere così, perché come vi dicevo... Ah, guarda qua. E allora quasi mi farei... Munizioni... Pistola quelle cazzute... E...
basta. Yes. Va bene. Proviamo, proviamo un po'. Perché poi naturalmente dobbiamo anche capire davanti a noi cosa c'è, se conviene portarsi un una determinata arma, se conviene caricarsi di cose difficili da reperire. Si prova, come si faceva nei vecchi Resident Evil. Dovevi fare le tue scelte e poi andando avanti capivi se potevano essere quelle giuste o meno. Zoe, io... Non adesso, non abbiamo tempo. Hai entrambi gli ingredienti. Ma lei non l'aiutiamo, sbrigati, scusa. E dammi gli ingredienti del siero. Li vado a prendere. Lo zaino lo posso usare, no? Non lo so, sta tipa non... Boh. Cioè mi sembra troppo... Così che ci aiuta. Sta c'è in culo. Lo stata. Però, vabbè, questo dobbiamo fare, quindi facciamolo. Cioè, non abbiamo neanche slegato. Sbrigati e dammi gli ingredienti del siero. Proprio qui. Dovrebbe bastare, no? Dobbiamo fare molto in fretta. Mio padre e Lucas non sono lontani. È qui. Papà sta arrivando. Bene, ce n'è abbastanza per due. E ottenuto il siero, cosa si fa? Qui fuori c'è una valle. Andremo alla palude. Ma senza il siero saremo spacciati. Ok. Ehi, uno di questi è mio. Porca di quella troia. Ecco perché dovevamo prendere il lanciagranate. Riporta quel tuo culo a casa! Mi occuperò di te più tardi! Con questa voce... Salve! Cazzo! Aspetta! Datemi l'occhio! Aia! Nuova figlia! No, ci mancherà. Cazzo, un tiradischi rotto. Puttana. Aspetta, fammi ricaricare. Quanti cazzi colpi? Vieni qua. Oh merda. Aspetta. La seguo. Affogherai nel tuo sangue prima che abbia finito con te, tu e quella puttana di mio. Aspettate, va. Lo so, ragazzi, ma qui ci potrebbero essere delle munizioni utili. Ecco, appunto. Perché noi non è che abbiamo tutta sta... Ecco, perfetto, grande. Quindi non è che io mi fermo a controllare il random. Un pochino sì, ma... Dai, dai! Ce n'è un altro! Ok. Aspetta, ce n'è... Dove cazzo sta sulla schiena? Vabbè, va, vado sopra, forse ci abbiamo una visione minore. Salve! Sono qui, cara. O caro, non lo so come vuole essere chiamato. Così sembra più... Aspetta. No! Aspetta, cara. E non te gira...
cazzo che ho. Quell'altro del braccio. Rimani fermo. No, rimani fermo. Fermati tu, cazzo. Dai, cazzo. Vieni qua. Ma dove va? Mi scusi. Aspettate un attimo. Una sei della famiglia? No, anche no, dai. Ne avevo visto solo un altro di occhio, sbaglio. Vabbè, ma che cazzo stiamo a fare sopra e sotto? Vieni qua, ando sta l'altro occhio. Per molto fare così. Se solo riuscissi ad individuare. Aia la cana della madre. Dai. Dov'è l'altro? Ce n'è un altro? Ah, eccolo là, eccolo là. Mi deve mostrare. Ok, non sembra brutto da dire però. Cazzo. In realtà ora non dovrebbe avere più occhi. Ma che stai fuori? Lasciami sta. Non è vero, ecco l'occhio. Sarola, rialzati, curati. Sto usando i proiettili quelli cazzuti della pistola. E adesso li abbiamo finiti. Ah, ok. A posto? Ora le ho viste proprio tutte. Salve. Di qua. Oh. Usa il fiero su di lui. Tu vuoi che io lo curi? Ormai ah, per forza. Questo lo ucciderà. It's a Però non potevamo sparare, non lo so. Tutto bene. Più o meno. Andiamo, Mia ci aspetta. Ok. Non ci ha lasciato niente questo. Aspetta, però c'è un'altra cassa. Scusate. Scusi, eh. Che fa, lasciamo casse così? Non mi sembra il caso. Va bene. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Ne è rimasto uno. Ne è rimasto solo uno, davvero. E ora che ci inventiamo? Ma se me l'hai detto tu di usarlo. Vabbè, scusate, insomma, mi spiace, ma... Aia, sei cazzata, Zoe. E io che speravo di fuggire. Ma Zoe, andate! Vi ho detto di andarvene! Vieni anche tu. Troveremo qualcuno che ti aiuterà. È questa casa mia. Non posso cambiare il mio destino. Io ti salverò. Stai tranquillo. Non rimarrà nessuno da salvare. Beh, ma non penso si finisca così, scusate.
E io ho detto che doveva andare a casa, prende altre cose. Aspettate, vediamo, magari è solo un qualcosa. Mi sembra troppo easy come. Ah, ok. No, stava a fare la faccia strana. Ho detto questa si sta incazzando. Chi altri avrei potuto scegliere? Ethan. Mia, lo so che hai sofferto. Parliamone. Sei coinvolta in qualche modo, vero? Ascolta, devo sapere la verità. Ethan, te lo giuro, io non mi ricordo. Tu prova. È la nave. Come cazzo è arrivata? Tutto bene? Che cazzo era? Ok. Mi raccomando, in ogni caso, ragazzi, non spoilerate qualunque cosa. Mammina. Succeda a qualunque punto siamo. Mi raccomando. Comunque ragazzi, a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di Resident Evil 7. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale e poi anche sul canale Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.